Dimmi, e Joaquin? È andato in ufficio. Bene. Non ho bisogno di farti domande. Ti si legge in faccia la risposta. È stato tutto inutile. Tutto quello che gli abbiamo detto non è servito a nulla. Otto non ha accettato. Oh, accidenti al telefono. Questo aggeggio infernale non ha mai smesso di suonare per tutto il giorno. E guarda, guarda i fiori, i regali. Oh, ma ero tutto questo è orribile. Ti giuro che se potessi, gli farei pagare quello che ha fatto a mia figlia e la mia vendetta sarebbe tremenda. È un peccato che non possa dargli quello che si merita. Io so dove potresti trovarlo. Cosa? Io so dove è. Su, andiamo. Non è la mia ragazza. Non riesco proprio a capire come vi è venuta in mente una cosa simile. Non è la tua ragazza? Allora perché siete andati di fuori da soli? No, 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 no. Dovevamo parlare, parlare, capisci? Parlare e niente di più. Guarda, a me sembra una cosa molto strana. E allora questa ragazza chi è, Pedro Luis? Vedi, lei è... La cena è pronta! Chiacchieroni, avanti, venite, mettetevi subito a tavola, altrimenti la cena si raffredda. Sai cosa ha detto? Cosa? Ha detto che quella ragazza non è la sua fidanzata, hai capito? Oh, Arcadio, dovresti sapere che Pedro Luis è un ragazzo molto riservato e non vuole confessare il suo amore. Vieni un po' qua, vieni un po' qua, nipotino. Adesso lei con un bacio. La nonna vuole darti un consiglio, Pedro Luis. La cosa che dovresti fare è fidanzarti subito con questa ragazza. Chiedile la mano, insomma. E dopo andremo tutti a casa dei suoi genitori per conoscerli e festeggiare insieme. Che maniera di bussare. Apro io. Che educazione. Cerca qualcuno, signore? Cerca un tale Pedro Luis Guerra. Chi è Pedro Luis Guerra? Sono io, signore. Ah, sì? Cosa fa? Che è successo? Lasciatemi! 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 Che cosa vuole? Lasciatemi stare, basta, giù! Ma perché ha fatto così? Lasciate libero questo signore! Lasciatemi! Ti ha fatto male, amore mio. Sei ferito, no, non eh? È niente, nonna. Merita ben altro questo miserabile delinquente. Non le permetto di insultare. Ah, questo è suo figlio. Ed allora. È mio nipote. Non è un delinquente, è un ragazzo esemplare. Esemplare, un corrotto, un depravato. Ecco cos'è. Un corrotto, un depravato. Di parlare in questo modo di mio fratello. Signore, è inconcepibile. Signore, lei deve darci subito una spiegazione del suo non comportamento. Non sono certo. Dare spiegazioni a nessuno. Adesso basta. Si permette, è incredibile. Ancora una parola contro mio nipote e chiamo e subito lei non la si polizia. Per favore. Non si permette mai più di mancare di rispetto a mia moglie. Questa signora è mia moglie, capito? Non si può parlare di rispetto. Darci subito una spiegazione. Non permettetegli di insultarci ancora. Basta, lasciate parlare me. Continua ad insultare. Lasciate parlare me, per favore. Giusto. Lei non ha il diritto di entrare nella casa di una famiglia onorata e offenderla così. E non ha nemmeno il diritto di prendere a pugni mio fratello. La polizia, la polizia, dobbiamo chiamare la polizia. Loro sapranno cosa fare. Chiamate pure la polizia, altrimenti la chiamerò io stesso. Quel mascalzone finirà in carcere, ve lo giuro. 50 anni di galera dovrebbero dargli a quel depravato. Lei deve essere un pazzo. Adesso basta, questo è il colmo. Senta, signori, io esigo una spiegazione. Vuole dirmi che cosa ha contro mio figlio? Questo mascalzone ha approfittato di mia figlia. Ha commesso con lei l'atto più ignobile che un uomo possa commettere contro una donna. Che cosa? Ma che cosa dice? Che cosa sta parlando? Avanti, chiedeteglielo. Voglio vedere se ha il coraggio di negarlo. Voglio vedere se ha il coraggio di mentire davanti a me! Ma come si permette di lanciare simili accuse a mio figlio? Suo figlio, mio caro signore, è uno stupratore! Siete convinti? Vedete come sta zitto? Sta zitto perché non deve difendersi da niente. Quello che lei ha detto è una mostruosità. Perché così si comporta un mostro, signora? Senta, io non credo a una sola parola di ciò che dice. Mio nipote è incapace di una cosa simile. È un miserabile, è un depravato. Ha abusato di mia figlia. Una notte, mentre lei era sola sulla spiaggia, l'ha aggredita usando le violenze. L'ha costretta con la forza. Ha abusato di lei. Questo miserabile. Non può essere. Non può essere la verità. Mio nipote è un bravo ragazzo. È un sadico. Ecco che cos'è suo nipote. Oh, avete sentito che cosa ha detto? Se questa è la verità,
Perché non l'avete denunciato? Per evitare lo scandalo. Perché un mascalzone come questo non ha proprio nulla da perdere. Ma la mia famiglia sì. Noi siamo sempre state persone onorate. Apparteniamo ad una classe elevata. Occupiamo una posizione molto alta nel nostro ambiente. Forse questo voi non potete capirlo perché siete dei poveri miserabili. Ho sempre salvaguardato l'onore della mia famiglia. E in un solo momento un miserabile come questo lo ha gettato nel fango. No, 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 no. Non è giusto che finisca così. Deve ricevere la punizione che merita. No! Lasciatelo, lasciatelo. Per la vergogna di mia figlia. Per tutto il male che le hai fatto, maledetto. Per averle rovinato la vita, tieni. Per aver commesso questo crimine miserabile. Mi piacerebbe ammazzarti, disgraziato. Invece mi devo accontentare solo di questo. Signore, per favore, basta, la prego. Se ne vada, per favore. Mia figlia è una brava ragazza. È tutto per me. È una ragazza colta, bellissima. Peccato che... sfortunatamente sul suo cammino ha incontrato un miserabile, vile, vile e spregevole come te. Allora è vero. È vero. Avanti, di qualcosa. Non hai niente da dire, Pedro Luis. Niente. Niente, papà. Allora sei davvero colpevole. È quella ragazza che è venuta questa sera, certo. No, no, non è lei, è un'altra. Una ragazza che conosci, almeno. No. Ma allora perché hai fatto questo? Ti rendi conto di quanto è orribile ciò che hai fatto? E io che ti credevo così buono. Tutti ti credevamo tanto buono. Tanto nobile. Ascolta, ho permesso a quell'uomo di schiaffeggiarti perché ho compreso la sua indignazione, hai capito? Come padre ho giustificato quell'uomo perché doveva castigarti. Io sto già subendo un castigo peggiore, papà. Un castigo più grande.